Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questa manifestazione che ha organizzato il Conservatorio di Musica di Cosenza, un progetto realizzato anche in collaborazione con il Club Rotary di Amantea ed la Scuola Internazionale Pianistica di Imola. Mi preme prima di tutto portarvi i saluti del direttore maestro Giorgio Feroleto, che purtroppo non è potuto essere qui in questa serata. Lui ci teneva tantissimo, ma purtroppo si trova molto lontano, si trova in Cina per prendere degli accordi con istituzioni cinesi e quindi portare e far ingrandire la nostra offerta formativa con gli scambi anche con l'estero. Questo progetto è nato, come dicevo, è partito dal Club Rotary di Amantea perché noi abbiamo tradizione ogni anno di valorizzare una storia che è successa nella cittadina tirrenica oppure un personaggio, quindi individuata, diciamo, il soggetto, organizziamo delle giornate storiche riferite a dei personaggi. Quest'anno è ricaduta la scelta su Alessandro Longo che è nato ad Amantea e morì nel 1945 a Napoli, un grande didatta, un grande compositore, divenne anche direttore del Conservatorio di Napoli. È ricordato perché ha scritto tantissima musica per pianoforte, circa 300 brani, ma l'opera che lo contraddistingue di più sono sicuramente queste 7 sonate che andremo ad ascoltare questa sera. Con me lo invito anche ad salire sul palco per un saluto. Prego Ciccio, se ti puoi avvicinare, per un saluto istituzionale, nel senso, ho detto prima, vi presento dopo a Ciccio Socievole, che è un rotariano di Amantea, ma soprattutto un dirigente Rotary a livello internazionale. Istituzionale del Rotary, perché comunque, come dicevo, purtroppo il direttore non l'ha potuto fare, mi ha delegato a me. Della scuola di Imola difficilmente può il direttore scendere dalla scuola di Imola, per cui un breve saluto, un cenno di saluto ce lo può indirizzare da parte della Club Rotary di Amantea internazionale Ciccio Socievole. Grazie. Intanto, come Club Rotary di Amantea, nella triplice veste è il maestro Giacomo Pellegrino, perché quest'anno ne è il presidente, e da questa casualità positiva è nata questa bella sinergia tra il Conservatorio e il Rotary Club, il distretto 2100, e per questo porto il saluto al governatore del distretto Salvatore Iovieno, è la scuola di perfezionamento di Imola. E quindi quando si entra in questi discorsi con sinergia ad altissimo livello si ottengono dei grandi risultati, e credo che il fatto che grazie alle conoscenze del maestro Pellegrini, alle sinergie positive che ci sono state, aver avuto realizzato questa prima mondiale, se non è, sì, no? E per averla avuta sulla rivista, una prestigiosissima rivista, credo che sia un evento importante e molto significativo per l'Accademia, significativo per il Conservatorio, significativo per il Rotary Club, per la città di Amantea, che ha dato in Natale a questo insigne personaggio che come Rotary stiamo rivalutando moltissimo. Grazie a te.
ha accennato all'importanza di questa pubblicazione sulla rivista Amadeus. Grazie anche alla, diciamo, all'interessamento della professoressa Ida Zicari, che la vedo in sala. Poiché accorgendosi della diciamo, importanza, della portata di questo lavoro, ne ha colto il significato culturale importante, per cui attraverso la sua segnalazione siamo riusciti ad incidere sulla rivista Amadeus Le Sette Sonate, che è una... La cosa più importante appunto è anche questa, che è una prima assoluta a livello mondiale. Sono state incise qualcuno, ma sporadicamente, però un lavoro così in un blocco solo, in una incisione, in un concerto, non era mai stato realizzato. Bene, io direi di iniziare subito. Dirò anche che prima di ogni sonata dirà qualche parola l'allievo Matteo Chiellino, che ci farà, se ti puoi avvicinare, sì, ok, così ci farà entrare un attimino nell'atmosfera, perlomeno nella mente e nell'immaginario del compositore mentre andava a comporre le sue composizioni. Inizieremo con una prima sonata che si rifà come stile allo stile beethoveniano. Molti compositori quando compongono hanno dei modelli. Ecco, Alessandro Longo in questo caso si rifà un pochettino alla concezione beethoveniana, con una introduzione eccetera. Matteo, avvicinati. Matteo ci dirà qualche cosa di specifico e più preciso. Riguardo alla prima sonata? Sì, la prima sonata, opera 32, in do minore, porta la dedica a mio padre e si offre, come appunto diceva il maestro, la sonata dall'aceto beethoveniano più ricco. L'adagio iniziale, sviluppandosi poi nell'allegro, nel secondo movimento, dipinge infatti il carattere della celeberrima patetica. Sonata poi addirittura quasi citata sul finire del medesimo movimento. Presente è anche una citazione dell'accordo di Tristano, il famoso accordo di Tristano, come era uso fare nella tradizione post-wagneriana. Condivisibili anche sono i vari richiami del successivo andante, con variazioni alla beethoveniana sonata opera 26. Sul finire del movimento c'è inoltre un forte addensamento costruttivo giocato ancora una volta sul terreno beethoveniano. Infatti figurazioni già presentate e vengono sviluppate in ordine inverso, che è una tipica costruzione e struttura beethoveniana. Segue poi un lento con funzione di transizione per il fugato finale. Bene, grazie Matteo. Ricordo che a fine concerto, siccome i ragazzi hanno a disposizione diverse riviste, per chi volesse averla eccetera, loro ce l'hanno, per cui ne faranno quello che vogliono, possono fare sfogliare, farvela avere, eccetera. Allora, iniziamo quindi con in programma la prima sonata, opera 32, interpretata da Lorenzo Stasi. Lorenzo Stasi, la sonata è composta da un adagio, allegro con fuoco, andante con variazioni, fugato, allegro deciso e presto. Il curriculum di Lorenzo lo potete trovare sul Deplian. Quello che posso dire solamente è che è il più giovane di tutti quanti, con i suoi 15 anni. Beato.
Thank you.
Abbiamo quindi appena ascoltato la prima sonata di Alessandro Longo, passiamo quindi alla seconda sonata, opera 36. Ogni sonata ha una dedica, in questo caso la precedente era rivolta al padre, mentre la seconda sonata, opera 36 in si maggiore, è dedicata a Luisa. Ha una struttura relativamente semplice in tre movimenti: il primo allegro in forma sonata, seguito da un raffinatissimo andante e un allegro molto come terzo e ultimo movimento. È una sonata appunto particolarmente dolce all'inizio, un dolce scorrere appunto del secondo movimento, è però bruscamente interrotto dal coraggioso intervento del presto, graziosamente chiuso con delle duine rallentando che riportano il candore poco fa dimenticato. In questo caso l'esecutore è appunto Roberto Boschelli. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Boschelli. Roberto Boschelli è un allievo del Conservatorio di Cosenza e studia con il maestro Peppino Maiorca. E il primo che abbiamo ascoltato invece Lorenzo Piccoletto studia con me. Adesso sarebbe stato il turno di Teresa Campana, però che, come dicevo prima, si è infortunata. Sfortunatamente si è infortunata. Quindi tocca a Lorenzo Bevacqua con la quarta sonata. Lorenzo Bevacqua è anche un ragazzo, diciamo, di originario di Rossano, si è diplomato al Conservatorio di Musica, anche lui con me, e ha intrapreso una carriera internazionale, ha vinto ultimamente un concorso molto importante che gli ha dato luce, per cui ha suonato in Belgio, in Francia e in diverse nazioni. Invito a Lorenzo Bevacqua. Ah no, scusa, prima una piccola presentazione di Matteo. Prima mi sono un po' distratto perché c'è stata una televisione privata che ha fatto un servizio per cui hanno chiesto delle informazioni e quindi non sono intervenuto. Matteo con la quarta sonata, opera 66 in la minore, anche questa è dedicata, appunto come tutte le altre, in memoria di mia sorella Emilia. Ha infatti chiaro il modello chopiniano, il trio dello scherzo preceduto dal moderato in do maggiore, costruito su un arpeggio molto aperto che crea una sospensione armonica forte e costante, il lento seguente scritto in 12 ottavi e che ci conduce al presto, appunto al presto andante, che manterrà appunto una delicatezza super presenta comunque sostanzialmente anche un carattere di notturno sul tempo finale, appunto la sonata opera 66. Matteo Chiellino, studente di pianoforte, diplomando, già laureato al DAMS indirizzo musica. Grazie, bravo Matteo.
bellissima interpretazione di Lorenzo Bevacqua. Mi rendo conto che è un po' una maratona questo concerto, però come accennavo prima è un qualche cosa che un domani potremmo dire io c'ero, quelle cose importanti che difficilmente si ripeteranno. Ora è il turno di Giuseppe Daniele. Lorenzo Bevacqua proviene dalla scuola di Imola e Giuseppe Daniele dal Conservatorio di Cosenza. Una breve introduzione, come sempre, dal nostro bravo Matteo. Siamo quindi giunti alla quinta sonata, opera 67, in Do maggiore. Anche questa è dedicata appunto a Porto Nell'Etica per ricordare e onorare mia madre. Inizia con sostanzialmente appunto con un andante che manterrà una delicatezza schubertiana anche nel suo successivo sviluppo in allegro. Il secondo movimento, l'allegretto successivo, indaga sfaccettando il candore costruito precedentemente, solo con il vivace conclusivo che si svilupperà una netta increspatura affettiva per mezzo di un raccolto virtuosismo. Avete notato come Alessandro Longo dedicava spessissimo le composizioni ai propri familiari. E lui era molto legato alla famiglia, probabilmente anche perché calabrese, quindi ogni composizione, ogni sonata la sorella, la madre, il padre, sì. Ascoltiamo la numero 5 da Giuseppe Daniele.
penultima, la sesta. Matteo, se ci raggiunge, ci dirà qualche cosa sullo stile compositivo. Matteo, poi. Siamo quindi giunti alla sesta sonata, in questo caso parliamo dell'opera 70 in fa minore, anche questa, come dicevamo prima, dedicata, porto una dedica alle mie sorelle Antonietta e Caterina. Si pone l'obiettivo, sostanzialmente è una sonata molto particolare, perché si pone l'obiettivo di costruire i quattro movimenti su un unico tema. Inizia con un do rosso lento, segue l'andante che porta al fugato con moto. È l'ultima volta che incontriamo questa tecnica compositiva, appunto quella del fugato, nelle sonate. In longo, infatti, il fugato è infatti utilizzato come amplificazione sonora in senso beethoveniano. Dopo l'agitazione del tema per ottave, la sonata morirà in un pianissimo per poi riaccendersi in uno scherzo che prevede e che precede il conclusivo allegro appassionato. Come avete sentito e come vedete, è la trasformazione del modo di comporre tra le prime, che erano opere giovanili, e le ultime, che erano opere più di persona musicista matura. Antonio Comena è un giovane, prego, è un giovane della scuola di Imola, molto bravo, prego.
Thank you.
Bravissimo Antonio Gomena, giovane brillantissimo della scuola di Imola, chiuderà la serata, quindi l'integrale, Francesco Grano, proveniente anche lui dalla scuola di Roberto Giordano, alla scuola di Imola. E sentiamo un po' a Matteo la descrizione di questa ultima sonata di Alessandro. Sì, siamo all'ultima, la settima sonata, opera 72, la bemolle maggiore, dedicata anche questa alle mie sorelle Giulia e Brice, e forse la sonata più consapevole della lezione tedesca, una ballata chopiniana, una trascrizione di Stiaga, raccolgono il temperamento di questa sonata. Come ascoltato nell'opera di Sana 6, una lunga sospensione armonica dal carattere quasi retorico ci spinge verso il basso, dopo aver agganciato l'ascoltatore con un accordo arpeggiato in fortissimo. Allo scherzo fa seguito adagio che preparerà, come usuale nella concezione formale di Longo, il trascinante momento conclusivo. Bene, dopo l'esecuzione di Francesco Grano io non interverrò, per cui vi saluto già da ora, vi ringrazio per aver resistito a questa maratona integrale delle sonate di Longo. Ci ho tenuto a farla in un'unica serata, si poteva anche dividere, però questa unicità delle singole sonate mi è sembrato il caso di metterle in evidenza, per cui si è potuto notare dalla prima fino all'ultima questa evoluzione della forma compositiva in Alessandro Longo. Ringrazio il direttore del Conservatorio di Musica Giorgio Feroleto, il direttore della scuola di Imola, perché ha consentito ai nostri ragazzi di Cosenza di condividere questo bel progetto. E niente, quindi vi saluto e al prossimo appuntamento, sperando che ci sia una prosecuzione di altre incisioni del musicista amanteano
cosentino calabrese Alessandro Longo. Grazie.